espacio. Nel 1962 Ferruccio Lamborghini era diventato industriale già famoso, era proprietario di due Ferrari, il modello di punta, la 250 GT, era la numero uno al mondo, ma aveva problemi alla frizione, che era un po' debole. Ovviamente mio zio non è felice di questa cosa, perde fiducia nei meccanici Ferrari e decide di risolvere lui autonomamente il problema della frizione. Per cui decide di sostituirla mettendo una frizione più robusta, più potente, e sarà la frizione di un trattore Lamborghini. Davanti a Enzo Ferrari in persona gli spiega la sua modifica. Non voleva soldi, era una consulenza gratuita, così amichevole tra industriali, ma Ferrari quasi si arrabbia. Ferrari non gradisce che un contadino che fa trattore ha modificato la meccanica della Gran Turismo più importante del mondo. Trova una scusa e gli dirà semplicemente che il problema non era la frizione, ma il problema era il Lamborghini stesso, che non era bravo a guidare la Ferrari, quindi era lui a danneggiarla. Non era assolutamente così, mio zio lo sapeva perfettamente, non si scompone, dirà semplicemente a Ferrari che non comprerà più le sue vetture, ma si farà lui autonomamente una supercar, convinto che andrà meglio appunto delle Ferrari. Fare una Gran Turismo, soprattutto come l'ha fatta Ferruccio Lamborghini, che non si è limitato a porgli la firma, il nome, ma facendone anche la meccanica, cambio, motore, trasmissione, tutto Lamborghini, nessuno ha fatto tutto come lui, gli altri grandi marchi si limitavano a produrre in casa esclusivamente la meccanica. Per cui appunto per questo motivo ritengo che Ferruccio Lamborghini sia stato un personaggio speciale, quei personaggi che probabilmente non ne nascono più, o comunque qualcuno scrisse di Lamborghini ne nasce uno ogni 100 anni, e se lo dico io è vero. Nella seconda metà degli anni 80 la Lamborghini decide di entrare nel mondo della Formula 1 attraverso la realizzazione di un motore 12 cilindri, 3.500 di cilindrata, un aspirato potentissimo, affidabile, non rompeva quasi mai. Ed era appunto nato questo progetto per fornire team di Formula 1 come la Mars, Lola, Ligier, la Rus, Minardi e Lotus, che lo hanno utilizzato fino al 1993. Il grande balzo avrebbe potuto farlo con il grande Ayrton Senna. Ayrton Senna aveva già vinto 3 volte il campionato del mondo, era in McLaren, cercavano un motore, ne testarono diversi. Ayrton Senna volle provare anche il motore Lamborghini, aveva delle sensazioni positive, non ebbe torto. Con una McLaren tutta bianca, anonima, nei test all'Estoril nel 93, batté il circuito del Portogallo, batté il record della pista, il giro più veloce di tutti i tempi, e l'aveva fatto anche in un'altra pista. Per cui alla fine, soddisfatissimo di questa meccanica, suggerì a Ron Dennis, che allora era appunto il numero uno della McLaren, che era quello il motore che lui voleva. Sembrava che questa cosa potesse andare in porto, poi invece Ron Dennis virò sul motore Peugeot Formula 1, semplicemente perché la Peugeot gli regalava il motore e pare che aggiungesse anche un consistente contributo economico, mentre il motore Lamborghini dovevi pagare. Non fu una scelta molto azzeccata dalla McLaren, perché con la motorizzazione Peugeot fu praticamente un fallimento, tant'è che poi Ayrton Senna si arrabbiò e andò alla Williams Honda. Quindi noi come famiglia e soprattutto i nostri tecnici eravamo tutti super convinti che questo motore con Ayrton Senna avrebbe regalato grandi soddisfazioni a questo brand. Poi non c'è stata la maniera di ripescarlo, perché l'anno dopo purtroppo ebbe quel terribile incidente a Imola, Ayrton Senna morì e la storia chiusa per sempre. Tra i tanti mezzi importantissimi di questo museo di famiglia Ferruccio Lamborghini sono qui davanti al pezzo più prestigioso, una vettura che mio zio ha presentato nel 1966 al Salone di Ginevra, incantando il mondo con un mezzo assolutamente innovativo,
un design incredibile, fantastico. È stata la più bassa Gran Turismo del mondo stradale, 1,05 m. È stata la prima al mondo ad avere il motore centrale, posteriore, addirittura trasversale, una soluzione tecnologica complicatissima. È stata la prima ad arrivare a velocità di 300 km all'ora, per cui la più veloce di tutte. E tutte queste cose messe insieme appunto hanno fatto una Gran Turismo straordinaria che ha richiamato velocemente l'attenzione dei personaggi più ricchi e famosi del mondo, che ne sono poi diventati possessori. Parlo di Frank Sinatra, Steve McQueen, Alain Delon, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Onassis, Liz Taylor, cantanti, attori, principi Seicchi, Oshia di Persia mi viene anche in mente, grande cliente Lamborghini. E quindi la Miura era veramente il top, la numero uno. Mio zio diceva che possedere la Miura era come aver sposato la donna più bella del mondo. Ma la Miura che noi facciamo vedere ai visitatori che vengono da tutto il mondo è la Miura più importante di tutte quelle costruite, semplicemente perché era la sua, quella del fondatore. Quando mio zio, appunto, una delle primissime Miura, dalla tangenziale di Bologna rientrando verso il centro, fu fermato dalla polizia che gli contestò appunto una velocità superiore a quelle che dovevano essere appunto i limiti dei 50 km all'ora. Mio zio tornò verso la vettura, prese le chiavi della Miura, li porse al poliziotto e gli disse: si vada a fare un giro, sei capace di andare piano, io pago la multa. La multa non fu pagata, finì a terra luce e vino. Una volta a Sant'Agata, nel suo ufficio, una riunione di tutti i suoi dirigenti, e dopo aver discusso di varie cose importanti, scelte politiche, scelte aziendali appunto da affrontare nel breve periodo, il capo responsabile della produzione disse: scusi Lamborghini, avrei insomma qualcosa da dirle. C'è successo un fatto antipatico. Cosa è successo? E dice: deve sapere che l'altro giorno avevamo una Miura pronta da consegnare che doveva partire per un cliente. Uno dei nostri collaudatori, senza chiederne il permesso, ha preso la Miura, è andato sull'autostrada, c'era la nebbia, insomma, ha danneggiato la macchina, ha dato conto un guardrail e ha fatto un danno importante. Che provvedimento dobbiamo prendere? Ferruccio dice: beh, certamente ha fatto male, doveva chiedere il permesso, quindi ditegli che non deve succedere più. E dice: vabbè, però per questo grande danno alla Miura, dice: guardi, senta una cosa. Certamente lei, con il mestiere che fa, la Miura non la danneggerà mai. Lui è un collaudatore, è abbastanza normale che gli possa capitare qualcosa di brutto. Quindi non prendiamo nessun provvedimento, che non esca più senza permesso, e finisce qui. Questo era Ferruccio Lamborghini.